Beh, buonasera a tutti e lasciatemi dire innanzitutto quale gioia per me essere qui questa sera. È davvero un onore, un privilegio. E non solo ringrazio prima di tutto il Signore per questa opportunità, ma anche gli anziani di questa chiesa, Mimmo e Michele, e anche tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte in questa giornata per poter preparare questo posto. E sono davvero contento. Anche perché la Puglia è sempre stata un po' nel mio cuore, ho sempre avuto un rapporto, diciamo, d'amore con questa regione. Mia mamma ha origini pugliesi, quando io e mia moglie siamo fidanzati, per la prima volta l'ho portata sul Gargano e ho fatto innamorare anche a lei della Puglia. E così, siamo già venuti non solo sul Gargano più di una volta, ma abbiamo visitato anche Lecce, Bari, Polignano e così via. E ogni volta che abbiamo una giornata o 2 giorni liberi, troviamo sempre il tempo per visitare questa bellissima regione, quindi è un piacere per me vedere tutti questi giovani qui che vengono da chiese diverse in questa provincia o in questa regione. Davvero grazie per essere venuti. E come avete potuto vedere dalla locandina, voglio portare la vostra attenzione questa sera su 2 versetti, il capitolo 12 della lettera agli Ebrei. Ebrei 12. I primi 2 versetti, e voglio iniziare leggendo questo testo questa sera con voi. Versetto 1: anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Il suo nome era Shizo Kanakuri, un nome strano perché era il nome di un atleta giapponese, il nome di un maratoneta giapponese. Nel 1912, anno delle Olimpiadi, in Svezia, era considerato già il padre, pensate, della maratona in Giappone. E così era così apprezzato per le sue capacità che fu invitato alla maratona, alle Olimpiadi. Ho fatto qualcosa bene. Fu invitato alle Olimpiadi nel 1912 in Svezia e pensate, una scuola, un'università a Tokyo fece una raccolta fondi per poter pagare il viaggio di questo maratoneta. Raccolsero 2000 yen, che per l'epoca era una somma elevata, pur di poterlo mandare in Svezia. Iniziò, fece un viaggio lunghissimo in nave, 18 giorni per arrivare dal Giappone fino in Svezia, ed arrivò e il 14 luglio era il giorno della maratona e così iniziò la sua maratona, ma quel giorno c'era un problema. Il problema era che in Svezia era un'estate calda, c'era un caldo atipico, 32 gradi quel giorno, pensate, 34 corridori non arriveranno al traguardo. Uno di questi non solo non arrivò neanche al traguardo, ma scomparve durante il tragitto. Questo uno era proprio Shizo Kanakuri. Non solo non arrivò al traguardo, ma scomparve. I giudici di gara lo cercarono durante tutto il tragitto, il percorso, ma anche dopo ore non riuscirono a trovarlo. Beh, divenne quasi un mito, una leggenda negli anni successivi, perché non lo si trovò. Se non nel 1962, pensate, dal 1912 un reporter svedese lo trovò nel 1962 in un villaggio del Giappone, aveva cambiato totalmente vita, aveva iniziato a fare l'insegnante di geografia. Beh, davanti alle telecamere si confessò e il reporter gli chiese cosa è successo quel giorno. E lui confessò questo e disse: il caldo era troppo forte, sono andato in difficoltà e un residente, uno svedese, che aveva un piccolo giardino,
mi ha visto, mi ha fermato e mi ha offerto un succo di lampone. E ho bevuto quel succo di lampone, dopodiché questa persona mi ha, si è offerta di farmi entrare dentro casa. Ha detto: solo per qualche secondo entra, riposati all'ombra perché il sole è forte. E così sono entrato e mi sono seduto sulla poltrona di casa di questo signore. Beh, la sosta gli fu fatale. Si addormentò, letteralmente si svegliò ore dopo che la gara era già conclusa, e per l'imbarazzo e la vergogna di non aver potuto difendere i colori del suo paese alle Olimpiadi, non tornò mai più nel suo paese con il suo nome, salì su una nave in incognito e tornò nel suo paese nell'anonimato, andò in un paese, in un villaggio, e iniziò a fare l'insegnante di geografia. La Bibbia ci descrive la maratona, anzi la Bibbia ci descrive la vita cristiana come una maratona. La maratona non è una corsa di 100 metri. La maratona è la corsa della resistenza. È la corsa nella quale devi trovare tutte le tue forze per poter arrivare al traguardo. Guardate quante volte la Bibbia parla della vita cristiana come di una corsa. Paolo in 1 Corinzi 9:24 dice: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. E poi dice Paolo: correte in modo da riportarlo. Filippesi 3:14: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E alla fine della sua vita Paolo dirà in 2 Timoteo 4:7: ho combattuto il buon combattimento e ho finito la corsa. La vita cristiana è una corsa. Se sei nato di nuovo, sei parte di questa corsa. La linea di partenza di questa corsa è la nuova nascita. Il traguardo è la tua morte. In mezzo c'è la corsa, c'è la tua corsa. La tua corsa per afferrare Cristo, la tua corsa per compiere il ministero che il Signore ti ha dato, la tua corsa per resistere alle tentazioni, agli attacchi del nemico. Dalla nuova nascita fino alla morte è una corsa, ed è una corsa contro il tempo. Il problema è che molti cristiani, e purtroppo a volte molti giovani, in questa corsa iniziano a rallentare. Iniziano a fare un po' come questo maratoneta, iniziano a considerare le difficoltà, le sofferenze, il caldo, e iniziano a prendersi delle pause. Altri non solo iniziano a rallentare, iniziano a sedersi, si fermano, altri ancora sono caduti e altri infine sono caduti e non si sono mai più rialzati. Quando ero in seminario negli Stati Uniti avevo un compagno di classe a cui mancavano 3 esami per laurearsi in teologia. Mancavano 3 esami. Io mi ricordo quando vedevo questi ragazzi, a me ne mancavano molti di più, dicevo: quando è che arriverà quel giorno dove anche a me mancheranno 2-3 esami per finire? E quindi li vedevamo dal basso verso l'alto. Ma questo ragazzo si viene a sapere, eravamo a settembre, si viene a sapere che durante l'estate aveva tradito la moglie e adesso stava meditando di lasciare la moglie con 4 figli. Quando si venne a sapere, naturalmente, il suo tempo in seminario finì. Non finirà mai più quei 3 esami, anni di sacrificio, anni di studi e di denaro buttato al vento. Non potrà mai più finire i suoi studi e fare quello per cui probabilmente era chiamato. Squalificato. A terra. E non si è probabilmente neanche rialzato. La vita cristiana è una corsa, e per poter correre questa gara, per poter compiere questo ministero che il Signore ci ha dato, dobbiamo tener presente delle postazioni, dobbiamo tener presente le componenti di questa corsa, affinché possiamo correre al fine di vincere, come dice Paolo, al fine di prendere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Dobbiamo conoscere ogni singola postazione di questa corsa. E questo è quello che esattamente vediamo in questi 2 versetti.
Vedremo questa sera le postazioni di questa corsa. E al versetto 1 voglio che guardiate la prima postazione, la prima componente. Ed è numero 1, una schiera di testimoni. Il testo dice: dunque, poiché siamo circondati da una grande schiera di testimoni. Il dunque ci riporta al capitolo 11. Dunque, chi sono questi testimoni? Sono gli eroi della fede del capitolo 11. Dunque, ci fa capire che questi testimoni sono esattamente coloro che l'autore ha menzionato nel capitolo 11. Sono Noè, che ha ubbidito a Dio, che ha costruito un'arca. Sono Enoch, che camminò con Dio, Abele, che offrì un sacrificio migliore di suo fratello. Tutti questi uomini, questi eroi della fede, sono questo gruppo di testimoni. E che cosa fanno questo gruppo di testimoni? Il testo ci dice: sono una schiera, noi siamo circondati da questa grande schiera di testimoni. Che vuol dire? Vuol dire che noi siamo in uno stadio e questi testimoni sono come persone, o meglio, l'esempio della vita di questi uomini. È come se questo esempio fosse seduto su uno stadio, è come quindi se queste persone fossero sedute sugli spalti di uno stadio, sulle tribune d'onore di uno stadio, e all'interno di questo stadio noi stiamo correndo la nostra gara. Voglio essere chiaro, Abramo, Noè, Mosè non ci vedono. Non è che sono seduti sugli stadi in cielo per guardare la nostra vita. Non ci vedono, ma il loro esempio, quello che è scritto nell'Antico Testamento, come hanno vissuto la loro vita cristiana, è l'esempio che noi riceviamo e quindi diventa il tifo che noi riceviamo, l'incoraggiamento che noi riceviamo per correre la nostra gara. Questi uomini sono il tifo che noi riceviamo. Quindi non scoraggiarti, è vero che è una corsa lunga, è una corsa che metterà alla prova la tua resistenza, la tua forza, ma non sei solo. Sei accompagnato da questi tifosi che fanno il tifo per te durante questa corsa. Questi tifosi sono alla tua destra, sono alla tua sinistra, sono davanti a te, sono dietro a te. Grazie a questi tifosi puoi correre più veloce, puoi saltare più in alto, puoi trovare la forza di fare cose che non pensavi mai di riuscire a fare. Proprio grazie a questo tifo. E cosa significa in un modo pratico, in un senso pratico, che questi uomini fanno il tifo per noi? Significa che quando, ad esempio, nella vita sei tentato dal peccato, ti ricordi di Mosè che stimò gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto e puoi seguire l'esempio di Mosè. Oppure, quando ti rendi conto di essere debole, ti rendi conto che Dio ha usato uomini deboli come Sansone, come lo stesso re Davide, come Gedeone, e se Dio ha usato quegli uomini potrà usare anche te come strumento debole. Significa anche che quando nella vita magari ti senti che hai già superato i 20 anni e magari non hai ancora un ministero avviato oppure non hai ancora fatto quello che avresti voluto fare, ti ricordi di Mosè. Quando Mosè ebbe la visione del pruno ardente aveva 80 anni e il suo ministero era appena iniziato. Nella vita dobbiamo correre questa gara, ma non è mai troppo tardi per correrla. Dobbiamo imparare da questi uomini. Ognuno di noi deve studiare le vite di questi uomini. Dobbiamo tornare indietro anche all'Antico Testamento e studiare questi uomini, le biografie di questi uomini, per poter correre più veloce la nostra gara. E dico di più, non solo le biografie degli uomini dell'Antico Testamento, ma direi anche le biografie degli uomini degli ultimi 2000 anni di storia della Chiesa. Leggete le biografie di uomini come Policarpo. Policarpo era un uomo del secondo secolo, un uomo talmente fedele a Dio che quando scoppiò la persecuzione nell'impero romano, l'impero romano mandò le guardie ad arrestarlo a casa sua per condannarlo a morte e Policarpo disse: datemi solo un'ora,
un'ora di preghiera e si mise a pregare lì ad alta voce davanti alle guardie, e la sua preghiera era talmente intensa che le guardie alla fine della preghiera rifiutarono qualsiasi coinvolgimento con il suo arresto. Oppure studiate la vita di John Knox, riformatore scozzese che pregava: Dio, dammi la Scozia o muoio. Dammi la Scozia o muoio, un evangelista. O la vita di Ambrogio, per rimanere in Italia, nel IV secolo, un vescovo di Milano che credeva esattamente a quello che crediamo noi: salvezza mediante la fede e mediante la grazia. Non studiare questi uomini significa correre in uno stadio vuoto con le luci spente, significa perdere tutto l'incoraggiamento, il tifo che Dio vuole che noi riceviamo. Provate ad andare la domenica in uno stadio pieno di persone e provate poi ad entrare nello stesso stadio il giorno dopo, il lunedì, con le luci spente, con gli spalti vuoti, e noterete la differenza. Non conoscere questa schiera di testimoni significa correre in uno stadio vuoto. E così la prima postazione di questa gara è, o sono, questi uomini. Uomini dell'Antico Testamento, anche degli ultimi 2000 anni. C'è una seconda postazione. Se continuiamo nel versetto, siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso. La seconda postazione è la postazione nella quale devi deporre ogni peso. E fate attenzione, qui non ancora si parla di peccato. Il testo dice ogni peso e il peccato. Il peccato viene dopo. Qui non stiamo ancora parlando di peccato, stiamo parlando di pesi. Cosa sono questi pesi? Cosa sono? Beh, sono abitudini lecite. Lecite ma ingombranti, pesanti, che andranno o che finiranno per rallentare la nostra corsa. Abitudini illecite, non cattive, ma che finiranno per essere cattive, perché ci rendono pesanti, ci rendono affaticati, ci rendono scoordinati, ci rendono goffi nei movimenti, e quindi non riusciamo a correre come vorremmo. L'immagine qui è di un atleta che si dirige davanti ai nastri di partenza di una gara, vestito con un abito da sera, con un cappello, con dei mocassini, con una valigetta 24 ore. Qualsiasi cosa pensate su quest'uomo, una cosa è vera: non ha preso sul serio la sua chiamata a correre. Magari è stato motivato dalle emozioni, ha visto uno stadio pieno di persone e ha pensato: voglio correre anch'io, ma non ha preso sul serio la sua chiamata, perché se avesse preso sul serio la sua chiamata si sarebbe tolto qualsiasi pezzo di indumento che gli genera peso o che lo rende ingombrante, e avrebbe cercato di correre il più veloce possibile e di arrivare al traguardo il prima possibile. Questo è quello che un atleta serio fa: si libera di ogni peso. E la domanda non è, parliamo di abitudini lecite, non è quanta TV posso guardare, non è quanto tempo posso stare su internet o su YouTube, o quanto tempo posso giocare con i videogiochi. Non è questa la domanda. La domanda è: quanto vuoi andare veloce nella tua gara? Quanto vuoi andare veloce in questa corsa? Perché più vorrai andare veloce e più dovrai liberarti di questi pesi. Se vuoi correre, devi liberarti. E allora chiediti: cosa ti sta trattenendo? Cosa ti sta rallentando nella vita? Perché stai guidando una macchina con il freno a mano tirato? L'apostolo Paolo disse in 1 Corinzi 9:26: chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. In ogni cosa. In Italia per anni abbiamo celebrato, possiamo dire, abbiamo conosciuto Cristiano Ronaldo, che molti considerano il miglior o tra i migliori calciatori del mondo, e sono sicuro che molti di voi conoscono la sua disciplina, la sua vita. E voglio menzionarvi qualcosa
Cristiano Ronaldo appena si alza dal letto la mattina si mette a correre e a fare esercizi di riscaldamento. Dopodiché si dirige in palestra per fare esercizi cardiovascolari e sollevare pesi. Dopodiché entra in campo con la squadra e lui già ha fatto praticamente 2 ore di allenamento e si concentra sui movimenti che vengono fatti durante la partita. E il suo obiettivo è che tutti i muscoli del suo corpo devono essere usati, sono oggetto del suo allenamento. Dopodiché sappiamo che dorme almeno per 8 ore a notte, mangia 6 brevi pasti durante il giorno, fatti di una dieta di cereali, frutta, verdura, non c'è alcol, non ci sono bevande caloriche, ad alto contenuto calorico, fa addominali quando si alza, fa addominali quando va a dormire, e Cristiano Ronaldo fa tutto questo per una corona corruttibile. Una corona corruttibile, una corona che un domani non ci sarà più, svanirà nel nulla, mentre noi corriamo per una incorruttibile. E se pensi che essere disciplinato nella vita cristiana sia legalismo, guarda cosa dice Paolo in 1 Corinzi 9:27, dice: corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo, lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. E quindi la seconda postazione di questa gara sono i pesi, è ciò che dobbiamo deporre, è ciò che ognuno di noi sa nella propria vita deve mettere da parte. Non tutto ciò che non è cattivo deve per forza rimanere con noi, perché a volte ciò che non è cattivo potrebbe in realtà diventare cattivo per il semplice fatto che ci trattiene dallo sperimentare ciò che è meglio per noi. Ciò che è meglio ci trattiene, ci ferma, e quindi dobbiamo deporre i pesi. C'è una terza postazione. Dai pesi passiamo alla manovra avvolgente del peccato. Dice il testo: è il peccato che così facilmente ci avvolge. Il peccato che ci avvolge come un mantello e ci stringe sempre di più, soffoca i nostri movimenti. E l'idea qui è di un atleta che si presenta davanti ai nastri di partenza di una gara avvolto in un mantello lungo che arriva fin sotto ai suoi piedi, e questo atleta vuole correre questa gara con questo mantello, ma prima o poi questo mantello si infilerà mentre corre sotto i suoi piedi e lo farà inciampare e cadere rovinosamente. Questa è l'immagine. Un atleta che corre con un mantello sotto i piedi. Il nemico, sappiamo, è molto furbo, è più furbo di quello che pensiamo. Il nemico sa come attirare i nostri occhi. Il nemico sa come farci credere in cose che non sono vere. Sa avvolgerci nella sua tela e noi pensiamo che questa tela ce la possiamo scrollare di dosso da un momento all'altro. Ma in realtà un giorno ci rendiamo conto che non riusciamo a tagliare questa tela, non riusciamo a spezzare queste catene e rimaniamo bloccati. E a poco magari iniziamo a perdere, perdiamo la passione per Cristo, perdiamo i nostri familiari, perdiamo i nostri amici che non si fidano più di noi, perdiamo il nostro ministero, perdiamo la nostra chiesa. E ci svegliamo una mattina e ci chiediamo: qual è lo scopo della mia vita? Che ci sto a fare io qui? Non servo più a nulla, non ho più nessuno. A cosa serve la mia vita? Beh, quello è il momento nel quale il peccato ti sta distruggendo. Se questa è la tua situazione oggi, vuol dire che il peccato ti sta consumando, ti sta portando a terra e vuole ucciderti. E devi per questo gridare a Cristo, hai solo una speranza.
grida a Cristo di rompere le catene del peccato. Chi conosce il Figlio, chi dimora nella parola del Figlio, conosce la verità e la verità lo farà libero. Cristo è in grado di rompere le catene del tuo peccato. Cristo è in grado di spezzarle. Devi gridare a Lui se questa è la tua condizione oggi e devi farlo velocemente, perché non sai quanto tempo hai a disposizione. Il testo parla di peccato, il peccato che ci avvolge. Cos'è questo peccato? In questo contesto è il peccato del non credere in Dio, non aver fede. Siamo nei capitoli della fede. Qualsiasi peccato è un peccato di incredulità. Quando noi pecchiamo in modo volontario stiamo dicendo: o Dio non esiste, o Dio non si cura di quello che faccio, a Dio non importa di quello che commetto nel mio cuore, nel segreto della mia camera, a Dio non importa. Ogni peccato è un peccato di incredulità, o a volte anche di ateismo. Ed è una manovra avvolgente, è una manovra che diventa sempre più soffocante, ti prende sempre di più. Quando ero negli Stati Uniti ho lavorato per qualche tempo in una chiesa, per qualche mese, e mi ricordo un giorno venne una donna. Questa donna aveva l'aspetto un po' strano, le mancavano dei capelli, le mancavano i denti e si vedeva che aveva vissuto per strada. E così mi ricordo il pastore le disse: ti fai di meth, che è un'anfetamina, una droga che fa perdere i denti, i capelli. E lei disse: sì, in passato ho avuto questo problema, adesso ne sono pulita, adesso ne sono uscita fuori. E il pastore le disse: quando è l'ultima volta che ti sei fatta di me? E disse: l'altro ieri. Capite? Questa donna pensava di essere libera dalla schiavitù del peccato semplicemente perché non aveva usato quella droga per 2 giorni. E il pastore disse: beh, non conosco il tuo padrone, ma il tuo padrone è molto crudele, molto spietato. Si sta prendendo tutto di te, si è preso i tuoi capelli, si è preso i tuoi denti, si è preso i tuoi vestiti. Hai un padrone spietato. Il peccato vuole distruggerci. Per mezzo di questa manovra avvolgente vuole prendersi la nostra vita. E lo dice anche l'apostolo Giacomo in Giacomo 1,15. Dice: poi la concupiscenza, quando ha concepito... Che cos'è la concupiscenza? Il desiderio forte. Nasce come un desiderio dentro di noi di fare qualcosa, poi concepiamo il peccato e dice il testo, e il peccato quando è compiuto, quando il peccato è cresciuto in un modo esponenziale che non è più possibile contenere, produce la morte, uccide la persona. La uccide forse fisicamente, ma sicuramente spiritualmente. E allora stai correndo questa gara? Oppure hai permesso al peccato di non solo di rallentarti, ma di farti cadere, di buttarti a terra? È arrivato il momento di deporre il peccato, è arrivato il momento di metterlo da parte, è arrivato il momento di guardare a Cristo. Lui disse: venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati anche a causa del peccato, e io vi darò riposo. C'è una quarta postazione in questo testo. Ancora continuando la lettura, il peccato così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza. La quarta postazione è la postazione della perseveranza. Per poter correre questa gara, in modo da poterla vincere, dobbiamo avere perseveranza. Peggio di un atleta che rallenta è un atleta che cade durante la corsa, ma peggio di un atleta che cade è un atleta che continua a cadere durante la corsa. Non ha perseveranza, non ha costanza. Puoi avere tutto il talento di questo mondo, ma se non hai costanza, se non hai perseveranza, i tuoi demoni ti verranno a cercare di nuovo e ti troveranno. Se non hai, puoi avere tutti i talenti di questo mondo, tutti i doni di questo mondo, ma se non hai perseveranza,
alla fine, invece di dare il meglio di te, darà il peggio di te. Perseveranza. Bisogna correre con perseveranza. Perseveranza qui è un termine che sta ad indicare una persona che fa una forza contraria al peso che è sopra di lui. Questa persona sta trasportando un peso e con il suo corpo deve controbilanciare questo peso e quindi fare una forza che va verso l'alto per mantenere questo peso e andare nella direzione giusta. Significa che dobbiamo correre con perseveranza anche quando le gambe sono atrofizzate, anche quando i piedi si gonfieranno, anche quando le braccia saranno segnate dal dolore dello sforzo che stiamo facendo. Dobbiamo correre questa gara con perseveranza per poter arrivare al traguardo, per poter tagliare il traguardo. E se pensi che questo sforzo sia troppo grande, guarda l'esempio di Cristo al versetto 2. Guardate l'esempio della sopportazione di Cristo dal versetto 2. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò, ecco di nuovo, sopportare, portare il peso, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Se vuoi correre questa gara con perseveranza, i tuoi occhi devono essere fermi, fissi sul Signore e Salvatore Gesù Cristo, su di Lui, perché Lui è l'esempio supremo di sopportazione, come dice questo versetto. Gesù ha sopportato l'opposizione dei giudei, Gesù ha sopportato la crudeltà dei romani, Gesù ha sopportato l'odio degli scribi e farisei, Gesù ha sopportato l'agonia del Getsemani, dove è stato oppresso da una tristezza mortale, Gesù ha sopportato l'abbandono del Padre, Gesù ha sopportato la vergogna della croce e ha tagliato il traguardo nel momento in cui ha detto: tutto è compiuto, tutto è compiuto. Se hai bisogno di perseveranza, guarda Cristo. Lui è l'esempio supremo di sopportazione, di perseveranza. Quando sposterai nella tua vita cristiana lo sguardo da Cristo, cadrai come Pietro. Vi ricordate Pietro? Quando i suoi occhi erano su Cristo, poté camminare sull'acqua. Quando i suoi occhi si spostarono sulle circostanze della vita, sulle onde, sulla tempesta, iniziò ad annegare. I nostri occhi devono essere fermi, fissi su di Lui. E questa è la quarta postazione. Abbiamo detto la prima postazione, abbiamo dei tifosi, abbiamo una schiera di tifosi. Numero due, abbiamo dei pesi da deporre. Numero tre, abbiamo il peccato che ci vuole avvolgere, ma dobbiamo abbandonarlo. Numero quattro, c'è la perseveranza. Numero cinque, perseverare in cosa? Corriamo con perseveranza la gara. La gara. La postazione numero cinque è proprio la gara. La gara che corriamo. E il termine qui è particolare, in greco è agon. E perché lo dico? Perché il termine da cui prendiamo in italiano agonia. Letteralmente qui è: corriamo con perseveranza l'agonia che ci è posta davanti. L'agonia. Come dicevo prima, la vita cristiana è una maratona. Perché? Perché non è uno sprint di 100 metri. È una corsa agonizzante che dura ore e ore. Una maratona sono più di 40 chilometri. Vince chi resiste di più, vince chi riesce a gestire le forze, le sue risorse. Non è uno sprint di 10 secondi, è una maratona lunga, sinonimo di resistenza, di sudore. È una maratona agonizzante. Ma sappi questo. È vero, è agonizzante, è vero, arriverai al momento, come quel maratoneta giapponese, di dire: non ce la faccio più, la sofferenza è troppa. Ma sappi questo, la sofferenza è temporanea. La sofferenza prima o poi lascia il posto alla gioia. In qualsiasi ambito della tua vita ti trovi,
Se stai sperimentando la sofferenza, questo è il mio messaggio di speranza. Prima o poi la sofferenza passerà. La sofferenza deve lasciar posto alla gioia. La sofferenza è temporanea. Il fallimento è perenne. Se abbandoni la corsa, se esci fuori dal tracciato, se ti siedi a terra perché non vuoi più correre, il fallimento è per sempre. La sofferenza è temporanea. Non mollare, vai avanti, perché quello sforzo verrà ripagato un giorno. Verrà ripagato. Nessuno può pensare di correre questa gara senza agonizzare. Paolo, parlando della santificazione, dice in Filippesi 2:12: adoperatevi, ecco qui, è nostra responsabilità a correre, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Quel contesto è la santificazione. E poi dice: infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire. Per poter vincere questa gara hai certamente bisogno della forza di Dio, hai certamente bisogno del sostegno di Dio, ma è tua responsabilità correre. Devi adoperarti al compimento della tua santificazione. Devi farlo, perché solo tu puoi farlo. E c'è un'ultima postazione. C'è un'ultima postazione. Così posso rimanere nelle 3 ore che Angelo mi diceva. L'ultima postazione è il tracciato, la strada. Guardate cosa dice il testo. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Questa è la strada, il tracciato che è davanti a noi. Ogni maratona ha un tracciato ben delineato, ogni maratona ha un tracciato stabilito prima della gara, anzi tempo prima. Beh, Dio, prima della nostra vita, ha delineato il tracciato che noi avremmo dovuto correre. Questo tracciato è davanti a noi. Non dobbiamo andare a Boston, non dobbiamo andare a New York per correre la maratona, non dobbiamo andare a Roma. È la strada che Dio mette ogni giorno davanti a noi. Questa strada a volte sarà tortuosa, a volte sarà in salita, a volte in discesa, ci saranno delle buche, ci saranno degli ostacoli da superare, ma è il tracciato che Dio ha messo davanti a te. E se Dio sta mettendo davanti a te questo tracciato, è perché Dio sa che tu puoi affrontare questo tracciato. Dio non ti dà un compito che non sei in grado di affrontare. È una strada lunga. Se hai perso del tempo, se hai rallentato, o anche se sei caduto, hai tempo per recuperare, hai tempo per rialzarti, hai tempo per prendere nuovamente il passo gara che ti porterà a vincere questa gara. Inoltre, riguardo a questo tracciato, ricordati, ogni atleta, quando sta per iniziare la sua gara, la sua corsa, non ha più alcuna importanza per lui ciò che ha vinto in passato. I suoi successi, i suoi fallimenti del passato non hanno alcuna importanza, non hanno alcuna rilevanza. Le sue medaglie d'oro del passato non hanno alcuna rilevanza nel giorno in cui corre una nuova gara. Questo tracciato è davanti a te, non è dietro di te. Devi correre la strada che Dio ha messo davanti a te. Devi dimenticarti dei tuoi successi, se ne hai avuti, dei tuoi fallimenti, e correre. Paolo dice in Filippesi 3:13: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Dimentico quello che sta e guardo avanti. Cerco di arrivare sul traguardo il prima possibile. E a livello pratico, cosa significa che Dio mette davanti a me questa strada? Spesso i giovani hanno questa domanda: come faccio a sapere la volontà di Dio per me? Come faccio a sapere la via che Dio sta mettendo davanti a me quando ho un bivio davanti a me? E non so quale decisione prendere. Beh, voglio darti qualche consiglio pratico su questa strada, su questo tracciato, per prendere decisioni davanti a questi bivi. Numero uno. Questa strada
è rivelata nella scrittura. Se vuoi sapere qual è la volontà di Dio per te, devi studiare la scrittura. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Devi studiare la parola per conoscere questo tracciato. Numero due, questa strada è letteralmente illuminata dall'esempio di Cristo. Se vuoi sapere dove andare, come fare, chiediti cosa ha fatto Cristo. Lui è l'esempio perfetto. Dobbiamo camminare come egli camminò. Numero tre, questa strada è confermata dal consiglio di uomini e donne di Dio. Se hai dubbi su quali decisioni prendere nella tua vita, vai a parlare con i tuoi genitori, vai a parlare con i tuoi anziani, vai a parlare con altri uomini o donne di Dio, perché nella moltitudine dei consiglieri vi è la saggezza. Numero 4, questa strada verrà illuminata, sarà davanti a te, verrà portata davanti a te dalla provvidenza divina. Dio farà cooperare eventi, circostanze e ti farà capire per mezzo anche degli eventi della tua vita dove devi andare, quale direzione devi prendere. E infine questa strada, ricordati, non conduce mai al peccato, mai. Se davanti a te la decisione è devo peccare o no, già dovresti sapere quello che Dio ti sta chiedendo di fare, perché da Dio non viene il male. E allora voglio chiederti, in conclusione, stai partecipando a questa gara? Sei nato di nuovo? La linea di partenza di questa gara è la nuova nascita. Sei nato di nuovo? Se non sei nato di nuovo, se ti rendi conto che la tua condizione è ancora di non essere un figlio di Dio, grida a Cristo, grida a Lui. Oggi è il tempo della salvezza. Se Dio ha parlato al tuo cuore, grida a Lui di salvarti oggi. E Lui lo farà. Confessa a Lui, confessa a Gesù Cristo che è morto per la nostra salvezza ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione, per renderci giusti, affinché noi potessimo essere dichiarati giusti davanti a Dio. Grida a Lui ed oggi sarà la tua linea di partenza in questa gara. Numero due, se sei già credente, se sei già nato di nuovo, qual è il tuo passo gara? Qual è il tuo passo gara? Ti sei liberato dei pesi? Ti sei liberato del peccato? Stai correndo con perseveranza? Stai portando il peso della sofferenza? Oppure stai pensando di abbandonare la gara? Stai pensando di uscire dal tracciato e di sederti a terra e di dire non ho voglia di correre questa gara? Sapete, il bello della storia di Shizuo Kanakuri non è semplicemente quella di ricordarci che questo maratoneta fallì quel giorno. Vi ho raccontato questa storia perché dopo, pensate, più di 55 anni da quell'evento, dal 1912, nel 1967, dopo che lo trovarono, dopo che scoprirono che quest'uomo era ancora in vita, in occasione del 55esimo anniversario delle Olimpiadi di Stoccolma, lo invitarono a finire la sua gara, la sua maratona. E così il 66enne Kanasugi riprese a correre da dove esattamente si era fermato, a 10 km dal traguardo, e tornò a correre e tagliò il traguardo, pensate, con il tempo irripetibile di 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore, 32 minuti, 20 secondi. Voi direte, è ridicolo. Sì, è ridicolo, ma quest'uomo ha avuto una seconda opportunità. Quest'uomo è un uomo che era caduto, un uomo che è stato squalificato, un uomo che ha vissuto nella vergogna per tanti anni. Ad un certo punto gli viene offerta una seconda chance, una seconda opportunità, e nonostante in ritardo
porta a termine la sua gara. Non so qual è la tua condizione, ma se sei caduto o se stai rallentando, sappi questo: c'è tempo per recuperare. Se non sei morto, la linea del traguardo è la morte. Se non sei morto, hai tempo per recuperare. È tempo di rialzarsi, è tempo di riprendere il passo gara, è tempo di tagliare il traguardo nel minor tempo possibile, perché un giorno il Signore Gesù Cristo stesso metterà le corone sulle teste di coloro che hanno corso questa gara al fine di vincerla, al fine di essere vincitori, e dirà loro: ben fatto, mio buon e fedele servitore. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo perché nessuno di noi qui è perfetto, nessuno di noi qui è il maratoneta infallibile che è più rapido di tutti, è più bravo di tutti e taglierà il traguardo come vincitore. Abbiamo un disperato bisogno di te per adempiere questo ministero, abbiamo un disperato bisogno di te per tagliare questo traguardo, e ti ringraziamo perché tu hai promesso di darci la forza, tu hai promesso di stare con noi, di non abbandonarci in questa gara. Ma ti preghiamo, Signore, aiutaci anche a correre nel miglior modo possibile, a dare tutto noi stessi, a vivere una vita completamente devoti a te, e ti preghiamo così di poter ottenere un giorno il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Aiutaci, Signore, tu conosci le nostre vite, tu conosci le nostre condizioni, tu conosci i nostri peccati, i nostri pesi. Ti prego, Signore, liberaci. Ti prego, Signore, rompi le catene, non permettere al mantello del peccato di farci cadere. E ti chiediamo questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ci vuole